Gli obiettivi sono quelli di inizio stagione, inizio appuntamento internazionale, perché per noi la Memorial d'Aloia è il primo palcoscenico internazionale della stagione 2024 olimpica. Da qui poi ci proietteremo verso Varese, prima Coppa del Mondo e campionato europeo, per poi andare alle qualificazioni olimpiche. E sembra una tappa per noi importante perché cominciamo a toccare con mano i nostri avversari, facciamo le nostre valutazioni, contezza del lavoro profuso durante l'inverno e per poi porre correttivi qualora ce ne fossero bisogno. Quali sono le sensazioni alla vigilia di questo appuntamento? Ho delle buone sensazioni perché ho visto i ragazzi prepararsi molto bene durante l'inverno, che per noi è importantissimo perché si acquisiscono quei miglioramenti fisiologici e tecnici che poi fanno tanto bene durante la stagione delle gare internazionali. Quindi confermo che ho delle buone sensazioni, molto dipenderà anche dagli avversari e poi anche dal punto, come dire, della preparazione durante il mese di marzo, che alcuni possono aver accelerato, altri possono essere un pochettino in ritardo. Io credo che la nostra nazionale sta nella giusta periodizzazione. Da anni ormai il Memorial d'Aloia, come gara internazionale, apre un po' la stagione internazionale ed è anche la prima uscita della nostra squadra nazionale. Ci aspettiamo delle valutazioni indicative per quelli che saranno gli appuntamenti successivi. Noi quest'anno stiamo lavorando su due fronti. Uno è quello sugli equipaggi già qualificati, che naturalmente hanno come obiettivo già i Giochi Olimpici di Parigi. L'altro è un gruppo di equipaggi di giovani che stanno lavorando per cercare ancora la qualificazione che si terrà a Lucerna la metà di maggio. E quindi una volta praticamente assemblata l'intera squadra, l'obiettivo diventerà per tutti Parigi. Chiaramente questa tappa di gara internazionale servirà al direttore tecnico per valutare e vagliare i progressi che gli equipaggi e naturalmente gli uomini che li compongono stanno facendo nel periodo invernale. Nel rifacimento del sito siamo partiti qualche anno fa con una serie di iniziative e naturalmente con miglioramenti costanti dalla palestra, dal punto di partenza. Oggi, diciamo, dopo il Memorial partiamo con i fondi del PNRR, che vedrà un'ulteriore trasformazione e credo che avremo un centro federale all'avanguardia per una serie di motivi, perché sicuramente avremo delle attrezzature innovative, di ultima generazione, e avremo sicuramente tutta quella tecnologia che ci permetterà di poter veramente lanciare più sviluppo in ambito internazionale.